È un vero e proprio countdown quello che è scattato da quando i contribuenti hanno appreso la notizia che anche il Comune di Salerno ha attivato l'invio a casa dei contribuenti dell'avviso di pagamento Tari 2019 con i modelli di versamento F24 precompilati e che la scadenza fissata per il pagamento improrogabile è quella del 16 giugno. Il sistema, per quanto lineare ed assimilabile al pagamento dell'IMU da qualche giorno, ha mandato in tilt soprattutto gli uffici del settore tributi del Comune di Salerno. Il motivo? Il primo innanzitutto quello che i modelli sono arrivati solo ad una minima parte di contribuenti salernitani e nonostante ci sia la possibilità di ritirarli presso gli sportelli di Sinergia in via Passaro a Torrione o nonché scaricarli online, in molti si stanno recando negli uffici di via Madonna di Fatima. Il 16 giugno è vicino e in tanti anche questa mattina hanno affollato la sede dei tributi di Pastena perché hanno la necessità di rivolgersi agli sportelli per chiedere riduzioni ed agevolazioni per basso reddito. È proprio questo infatti il motivo del sovraffollamento. Se infatti negli uffici di Sinergia di Torrione da ieri senza difficoltà sono stati già emessi circa 1000 modelli F24 per gli utenti che ne hanno fatto richiesta, nella sede di Pastena degli uffici comunali la situazione è molto più complessa. Solo due infatti i giorni di ricevimento del pubblico, il martedì e il giovedì dalle 9 a mezzogiorno e dalle 16 alle 17, con un numero consistente di contribuenti con diverse esigenze. Si parte dal mancato arrivo dei modelli F24, ma si passa per le esenzioni, le volture e le riduzioni. Ci sono stati un po' di problemi e molte persone si sono affollate presso l'ufficio, alcune per ritirare i modelli F24 non ancora consegnati, che sono resi disponibili sia presso la sede di questo ufficio che presso la sede di Sinergia via Passaro 1, e altre invece, e la maggior parte, si sono affollati per richiedere di beneficiare di riduzioni ed esenzioni nel pagamento appunto della Tari che è previsto per il prossimo 16 giugno, la scadenza della prima rata. Ricordiamo che quest'anno cambia il sistema di pagamento, si pagherà con l'F24, 16 giugno la prima scadenza, tra l'altro questi modelli possono essere scaricati anche online. Sì, allora il Comune ha prestato un sistema di calcolo, un calcolatore che qualsiasi cittadino può utilizzare accedendo appunto al sito internet del Comune e inserendo i dati relativi al proprio nucleo familiare, alla superficie della propria abitazione e calcolando appunto il dovuto per la Tari 2019 e scaricando direttamente il modello F24. E, no, gli uffici sono comunque a disposizione sia per la ristampa degli eventuali modelli di pagamento non pervenuti e anche appunto quelli di Sinergia che provvedono a tanto, anche se il contribuente può provvedervi in autonomia essendo appunto passati in regime di autoliquidazione così come in passato è già avvenuto per l'IMU. L'affollamento qui agli uffici ovviamente soprattutto da parte degli anziani che hanno magari più difficoltà nel gestire questi nuovi strumenti. Ricordiamo gli orari di apertura al pubblico degli uffici e come possono muoversi. Gli orari di apertura dell'ufficio sono il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 17. Gli anziani che si stanno affollando, che sono la maggior parte, sono in realtà in ufficio per richiedere di beneficiare delle agevolazioni, quali appunto le riduzioni e le esenzioni nel calcolo del pagamento della Tari. Resta rigorosa anche per loro la scadenza del 16 giugno oppure potrebbero pagare la prima rata e poi successivamente si abbattono le successive? Al momento appunto il pagamento è previsto per il 16, è ovvio che è possibile poi effettuare un ricalcolo lì dove gli importi non dovessero essere precisamente quelli versati.